Amici di Fisera TV, appassionati di hockey, ben ricollegati dal Palladorando Pietri di Correggio per l'ennesima partita del Promote HP Under 13. Si affrontano zona 3 contro zona 1, quindi Emilia Marche contro la selezione della Lombardia e un Piemonte. Saluto da Gabriele Pellizzaro, le squadre sono già in campo da come potete vedere. Allora andiamo subito con la lettura delle due formazioni, partendo da quella della Lombardia che schiera con il numero 1 Filippo Brescia, con il 2 Niccolò Giussani, 3 per Lorenzo Montanaro, 11 per Mattias Dalla Torre, 15 per Francesco Colosimo, 9 per Niccolò Sant'Agati, 7 per il capitano Edoardo Orsi, 8 per Alberto Wu, 5 per Gabriele Libè e con il numero 12 Mattia Maggi. Mentre per la formazione, la selezione dell'Emilia e delle Marche, con il numero 3 Enrico Sabattini, con il 2 invece Matteo Mazzeranchi, con il numero 10 Andrea Munari, 1 per Andrea Campagna, 4 per Davide Valentini, 5 per Simone Vivi, 6 per Mattia Soldano, 7 per Federico Anfiani, 8 per Samuele Pagliani, 9 invece per Pietro Ruggi. In campo entrambe le squadre. Con il primo possesso sarà per la formazione lombarda, guidata il proprio capitano adesso Edoardo Orsi. Molti giocatori dell'Odi nella selezione, tra cui anche qualcuno della Grate già in campo. La linea giocata in avanti, il recupero poi da parte di Giussani in area di rigore. Giussani fa tutto bene, arriva al momento del tiro che viene rimpallato dal recupero palla di Federico Anfiani. Dall'altra parte si fa vedere Vivi, può partire Simone Vivi, mezza 2, è passato ancora Vivi, fa tutto benissimo, un slalom in mezzo alle maglie bianco-azzurre della zona 1. Ancora Vivi in area di rigore, ha fatto tutto benissimo, chiuso poi dalla stecca avversaria. In avanti, eccolo il primo fallo squadra del dell'Emilia. Attacca ancora la zona 1 con la conclusione da parte di Nicola Giussani. Esterno dell'Odi, miglior marcatore di questa squadra. Ora ancora Vivi, serie di ganci contro ganci, non riesce poi a penetrare nella difesa avversaria. Ancora zona 1 in avanti, cercare il contrasto tra i due giocatori, vengono richiamati dal direttore di gara. Sono Edoardo Orsi e Davide Valentini, i due interrogati dall'arbitro dopo pochi minuti di gara. Si può ripartire quindi per una punizione in favore della squadra emiliana. Chiusura da parte di Giussani, si allarga per Libè, perdon, verso Orsi. Chiusura da parte di Mazzaranghi, che ora si avvicina, va alla conclusione. La parata da parte del portiere lombardo, già dall'altra parte. Ora la formazione in casacca bianco-azzurra vicino al gol, ancora
con Orsi, serie di contrasti 1-2 che non si chiude tra Vivi e Valentini. Ancora Orsi, seguito. Fa il giro di tutta la porta, Edoardo Orsi. Lui già autore di due gol nei promoter, riparte Vivi. Va la conclusione molto forte, ma non precisa. Il giocatore scuola scandiano, Simone Vivi, assolutamente il giocatore con più gol tra i suoi compagni. Pensate, 66 gol in 22 partite. Eccolo qui, Simone Vivi, ancora lui. Questa volta viene chiuso alle stecche di Giussani. Gestisce in avanti squadra lombarda. Orsi, finta il tiro, Giussani prova questa verticalizzazione verso il proprio compagno della torre della Grate. Recupera palla ancora squadra della zona 3. Vivi alla conclusione, l'accompagnata si fa trovare, attento il portiere della zona 1, Luca Cocco. Cerca di rimanere in avanti la formazione emiliana, non ci riesce, recupero palla nella formazione lombarda che ora la va alla conclusione addosso ai parastinchi di Mazzeranghi, che cerca poi di penetrare in area di rigore. C'è stata la chiusura nella formazione avversaria. Una nuova controffensiva già fermata, però ripartenza per l'Emilia, ancora con Vivi, mezzo a tutti. Vivi arriva davanti a Cocco, non riesce ad alzare la palla per quanto basta. Prima giocata all'indietro, insiste ancora la zona 3 con Valentini, cerca la conclusione per prendere in controtempo Cocco, ci va vicino Davide Valentini, esterno anche lui dello Scandiano, insieme a Simone Vivi, la coppia d'attacco di questa squadra. Ora il tiro da fuori, la deviazione sotto porta da parte di Colosimo, sfiora il vantaggio quindi la zona 1. La conclusione di Orsi, un po' alta. Vivi cerca di rientrare, fermato dalla stecca lì dalla torre. Bello il triangolo con la conclusione da parte di Giussani, una bella triangolazione con il proprio compagno tra Giussani e Orsi. Due ovviamente si conoscono bene, giocano entrambi all'Amatori Vasken Lodi. Vinto il contrasto poi grande qui, bravissimo nella parata il portiere della zona 3, ovvero Munari, Andrea Munari, scuola Correggio, i padroni di casa. Recupera palla ancora la zona 3, seguito da Mazzeranghi, cerca la pallina nel mezzo, va a lottare ancora Valentini. Cerca di distendersi adesso con Della Torre, perde palla, Vivi lancia Mazzeranghi che non trova il controllo giusto con la sfera. Sarebbe stato solo davanti a Cocco. Orsi,
può puntare. Bella giocata, poi non riesce a passare, si chiude bene la difesa emiliana. E allora contropiede, Vivi può andare alla conclusione, ci prova Cocco con il guantone presente. Allora controffensiva della squadra lombarda, bella la giocata di Orsi con una stecca pattino, insiste Edoardo Orsi a lottare sulla sponda. Valentini anche contro Colosimo. Vivi, pressing alto della formazione lombarda, solamente Colosimo, però non c'è un altro compagno ad accompagnare il pressing. Punizione in favore della squadra emiliana. Vivi si presenta in area di rigore, cerca l'assist sul secondo palo, ancora Vivi insiste, pallina mandata in avanti. Wu all'indietro verso compagno di squadra. Giussani rischia molto, Vivi riconquista palla, Vivi in area di rigore, spara alto, non da lui un errore del genere. Simone Vivi cerca di rimediare in fase difensiva, eccolo qui Simone Vivi, casacca numero 5 per lui, prova il tiro murato dalla stecca di Giussani. Valentini che passare, vuole l'assist nel mezzo, viene chiuso, poi cade, serie di contrasti, era bella meglio. È Alberto Wu, giocatore del Lodi. Bivi, proprio la conclusione addosso proprio a Wu. Difende palla Onfiani. Ora arriva anche Soldano, entrato da poco in pista il numero 6, classe 2013. Conclusione da fuori addosso a Vivi, che ora può ripartire, ha tanto spazio, può puntare. Vivi, chiusura da parte di Wu, che poi si invola proprio in fase difensiva. Ancora Vivi, mezzo 2, è passato, vuole l'assist, lo trova per Onfiani, la parata da parte Di Magli. Poi già dall'altra parte della zona 1 con questo tiro di taglio da parte di Edoardo Orsi. Viene chiamato il primo timeout della gara da parte dell'allenatore della zona 3, a 5 minuti dal termine del primo tempo. Il risultato è sullo 0-0. Può riniziare 5 minuti al termine della prima frazione di gioco. Recupero palla alto da parte della formazione lombarda. Ora con
Colosimo in possesso, prova il rovescio, deviazione sotto porta da parte di Edoardo Orsi, l'anticipo da parte di Wu. Chiusura di Valentini, ancora Wu cerca di sorprendere sul primo palo il portiere, bravo nello spostamento da sul secondo palo da parte di Andrea Munari. Viene giocata in avanti la lotta tra Soldano e Sant'Agati, casacca numero 9 della formazione lombarda. Ancora Edoardo Orsi in possesso, si ferma sull'angolo, si autolancia in retroporta, trova l'assist nel mezzo, lasciato completamente libero Colosimo, non riesce a ribadire in porta. Ancora Wu all'indietro, stagio corto, deve andare a lottare con Sant'Agati. Soldano, ad averla meglio è Sant'Agati. Wu all'indietro, Libè prova il tiro sul primo palo, è attento Munari. Soldano, pardon, Valentini, giocata all'indietro, cercare qualche compagno in avanti, ma penso che nessuno. Poi un passaggio proprio sulla stecca di Valentini, serie di finte, recupera palla Colosimo, se non c'è in avanti anche Sant'Agati. Ancora Colosimo, trovato Sant'Agati in area di rigore, non ha lo tempo e lo spazio per girarsi, e allora deve tornare all'indietro da Wu. Contrasto contro Vivi, ad averla meglio è il numero 5 Emiliano. Ancora Vivi in mezzo a 3, c'è la chiusura, insiste però Onofrio, Unfiani, scusate, riesce a recuperare palla, poi ancora Vivi cerca di autolanciarsi, salta secco il difensore della zona 1. Ancora Vivi in area di rigore, prova la conclusione, la parata da parte di Maglia, applaudito dai propri tifosi. Poi lotta fisica sulla sponda, un 2 contro 1, Sant'Agati e poi Colosimo. Per lottare c'è il fallo da parte di Soldano, già ravvisato, e la Lombardia è già dall'altra parte con questo tiro da parte di Libè, che non c'entra la porta. Ancora Colosimo, recupera palla Onfiani, Vivi, trovato Soldano in area di rigore, poi Vivi sotto porta, riesce a parare Magli, viene chiamato un ingaggio a 2. Ora esce Colosimo ed entra in pista Della Torre Mattias. C'è fallo nella metà campo della zona 1. Valentini all'indietro per Unfiani, che finta il rovescio, poi Soldano, pattina molto bene Soldano, va alla conclusione, troppo debole, nel mezzo c'era anche Sabattini. Attenzione già dall'altra parte però la sfera con questa conclusione, ma non viene sfruttata, e allora ancora Sabattini cerca l'assist nel mezzo per Soldano, la chiusura da parte di Dalla Torre, che ora si fa tutto il campo, arriva alla conclusione da una posizione molto defilata, difficile segnare da lì. Valentini in mezzo a 2, è passato, prova la conclusione parata, poi arriva per Sabattini che di prima non riesce a ribattere dentro. Meno di un minuto al termine, Wu all'indietro, prende velocità Sant'Agati, pallina nel mezzo, recupera Valentini. Ultimi possessi di questo primo tempo, ancora 0-0 il risultato.
Valentini passa, poi Soldano. Rischia molto, regala palla a Sant'Agati, cerca di autolanciarsi, va alla conclusione murata dai pattini di Onfiani. Poi ancora Wu a insistere, e in questo momento finisce il primo tempo tra zona 3 e zona 1 per il promote under 13. Bel primo tempo, 0-0 il risultato.
valevole per trofeo Promote HP Under 13, zona 3 che rappresenta la selezione dell'Emilia e delle Marche contro la zona 1 del Lombardia e Piemonte. Una partita equilibrata nel primo tempo, possibilità per entrambe le squadre di portarsi avanti. Recupera palla adesso Valentini, che finta il tiro, si allarga sulla sinistra, seguito e raddoppiato, costretto a tornare all'indietro. Vivi, ancora Simone Vivi, la retroporta, pensa per un istante all'alza e schiaccia, non trova lo spazio, allora torna indietro. Onfiani rischia qualcosina, perde palla, la tocca da terra e quindi è fallo. Punizione già battuta per la zona 1 con Wu in possesso. Ancora Wu, trova l'inserimento e la parata da parte di Munari. Alla conclusione ci è andato Edoardo Orsi, contropiede invece per l'Emilia con Vivi, che si trasforma in un assist verso Sabattini. Non riesce nel controllo di sfera, ancora Sabattini. Retroporta, deve andare a lottare con Orsi che gli scippa palla. Pallina verso Della Torre, seguito, attenzione a questo tiro al volo da parte di Edoardo Orsi. Buona la parata di Andrea Munari. Riparte Vivi, alla conclusione ancora largo Sant'Agati, adesso rischia qualcosina sul pressing di Vivi, bravo a usare il fisico il numero 5 Emiliano. Attenzione qui, è passato in area di rigore, chiusura da dietro da parte di Valentini, insiste la squadra allenata da Morandotti. Attenzione, eccolo qui il gol del vantaggio nella zona 1, ha segnato Edoardo Orsi. Allora la Lombardia si porta in avanti dopo pochi minuti del secondo tempo con il tiro all'interno dell'area di rigore di Edoardo Orsi, il suo quarto gol in questo torneo Promote. Ancora Orsi, il giro di tutta la porta, seguito poi da Onfiani, commette fallo però poi il giocatore Scuola Lodi. Già battuta la punizione, Vivi rientra, ne salta uno, alla conclusione ancora impreciso qui Simone Vivi. Non da lui sicuramente, ricordiamo autore di 66 reti in 22 gare. Valentini, serve di finto di corpo e lascia sfera a Vivi, ancora conclusione, altra parata, questa volta da parte di Cocco. Sant'Agati, si fa vedere retroporta Orsi. Ancora Orsi, mezzo a due, serie di contrasti, perde sfera, la recupera allora Valentini. Se c'entra, prova la conclusione, la parata da parte di Cocco, Sabattini di prima, Vivi mezzo a tre, cerca di passare, cade, poi contrasto da terra, applicato il vantaggio. E allora Orsi, conclusione troppo stretta, non è riuscito a metterla nel palo più lontano. Bella la finta di corpo a lasciare sul posto il difensore, cercato dentro Sant'Agati, non arriva la conclusione volante. Buona prestazione da parte della zona 1, anche con un buon possesso palla. Ora Sabattini perde una ginocchiera, ancora Sabattini,
torna indietro. Valentini, Vivi. Ma la conclusione deviazione sotto porta che aveva praticamente messo fuori gioco il portiere. Orsi seguito e intercetta poi il difensore, ancora Vivi, mezzo a tre, serie di rimpalli e commette fallo. Il giocatore della Lombardia già battuto la punizione con Valentini. Allora di rigore Valentini, bravo Cocco a metterci il corpo su questa conclusione. Entrato in campo Mazzeranghi al posto di Sabattini per la zona 3. Conclusione di Della Torre sporcata dalla stecca di quest'ultimo. Mazzeranghi, Valentini dall'altra parte, Vivi servito, se la porta avanti con una bella alzata di palla. Poi Della Torre, anticipo secco di Valentini, prova la conclusione, ci arriva con il guantone. Ancora una volta Cocco ha provato a piazzarla sul palo più lontano con una accompagnata. Ora Onfiani, c'è Svivi liberissimo, Onfiani preferisce andare da solo, ancora Onfiani, poi Vivi. Onfiani la difende benissimo, le ha parato poi Cocco, ancora Onfiani, serie di contrasti nell'area di rigore, chiamato l'ingaggio a due. Aveva fatto un'ottima giocata Onfiani difendendo benissimo la palla in area di rigore, non è riuscita poi, eccola, rivediamo da qua, si gira benissimo, non riesce ad alzarla quanto basta, poi serie di contrasti, cadono tutti e ingaggio a due. Mazzeranghi recupera, rientra, cade, c'è il contrasto ed è cartellino blu ai danni di Libe. E allora punizione di prima in favore della zona 3, se ne incarica Simone Vivi. Contro Luca Cocco. Può partire Vivi. Il tiro parato da Cocco diventa ancora buona per Vivi. Pallina che danza sulla linea, non è entrata. Fa segno il direttore di gara, si rimane quindi sull'1-0. Dall'altra parte c'è già il giocatore dell'Odi, Edoardo Orsi. Retroporta, serie di contrasti, c'è il fallo. Ecco qua, rivediamo anche il replay grazie alla regia di Marcello Bulgarelli. Vediamo la pallina come danza sulla linea di porta, vicino al pari, quindi la formazione emiliana. Ancora Vivi, non ci sta, vuole riscattarsi, prova il tiro, raso terra, parato da Cocco. Poi di fatto Soldano ruba palla al proprio compagno. E allora Orsi, retroporta, prova l'alza e schiaccia. Si fa trovare pronto sul proprio palo Andrea Munari. Serie di contrasti. Vivi a far la sua. Ripartenza. Stringe il campo Valentini. Ancora Vivi che di fatto regala la palla a Wu. Recupera alto però Soldano. Wu. Recupera Valentini, dall'altra parte c'è Vivi, servito in area di rigore, Vivi, pallina alta, tante chance per lui, non riesce a trovare il gol. Recupera palla ancora Vivi in area di rigore, bella la giocata di Orsi, cerca di autolanciarsi in avanti. Chiude Mazzeranghi, regala Valentini, 3 contro 2. Conclusione di Valentini, sporcata dal guantone di Cocco. Pallina che finisce sul retro della porta. Allora ingaggio 2 e time out chiamato dal tecnico della zona 1. 7:29 al termine della gara. Lombardia avanti 1-0.
tornano in campo le due formazioni in gaggio 2 con Vivi che ha la meglio, cerca di penetrare in mezzo a due giocatori, ancora Simone Vivi chiuso da Wu, la lancia più lontano che può, intercetta poi Vivi, cerca di aiutarsi col partner, arriva Soldano piccoletto ma si fa sentire il numero 6 casacca emiliana. Poi ancora Colosimo, prova il rovescio, rasoterra e la pallina entra sotto le gambe di Munari. Il raddoppio della zona 1, ha segnato Francesco Colosimo. Lo rivediamo qui, non attento Munari sul proprio palo. Pallina che passa sotto le gambe e quindi il raddoppio della formazione lombarda. La rete del giocatore della Grate. Anche lui grande rapporto con il gol, 47 le reti segnate in 18 gare. Pallina giocata in avanti, Vivi si aiuta con la sponda e anche con il corpo, ancora Vivi, retroporta Simone Vivi, eccolo il gol che può riaccendere la fiamma per la formazione della zona 3. L'ha tanto cercato e finalmente trova il gol Simone Vivi ed è 2-1 a 6-33. Terzo gol per lui in questi promote. Si accende improvvisamente la gara. Libe sull'angolo deve lottare, serie di contrasti, ancora Colosimo per Wu, prova il rovescio, diventa buona invece per il contrasto con Mazzaranghi, tutto buono, Colosimo la mette sul 3-1, proteste nella panchina della zona 3, è rimasto a terra il direttore di è rimasto a terra il giocatore in casacca numero 2 Mazzaranghi. Lo possiamo rivedere qui con il contrasto con Wu, tutto regolare, Colosimo non ci pensa due volte, recupera palla e infila Munari sul proprio palo il gol quindi del 3-1. Ancora la conclusione molto forte da parte di Livè, viene ribattuta da Munari. Ora Giussani verso Wu. Rischia qualcosina qui il giocatore dell'Odi. Vivi prova con una mano, ci mette una pezza a cocco. Poi Mazzaranghi. La conclusione, Vivi deve lottare in mezzo all'area di rigore. Valentini. Salta l'uomo. Ancora Valentini, 5 al termine. Conclusione, Vivi in area di rigore, non trova ancora una volta la pallina. Ora Mazzaranghi in contrasto con Libè. Wu non controlla bene sfera, pallina alta. Fallo lo commenta il giocatore casacca bianco-azzurra, sarà quindi punizione per la zona 3 subito dopo il time out chiamato proprio da Edgar Barbieri, allenatore della squadra della selezione dell'Emilia delle Marche.
Si ritorna in campo con la zona 3 in possesso. Attenzione Valentini, la pallina lì ancora una volta che danza nei pressi di Cocco. Poi Giussani in avanti, il numero 2 della squadra lombarda di Ventrobuona, quasi per Colosimo, autore di una doppietta, il 15 scuola Agrate a lottare con Vivi. Ancora Vivi cerca di rientrare. Colosimo recupera palla, Valentini, da questa parte c'è Vivi, Valentini a teschiaccia in area di rigore, Cocco ci mette il guantone. Poi un contrasto tra Giussani e Valentini, tanti abbracci tra i due, il fallo e del 2 dell'Odi. Valentini, bella la sterzata, Giussani attento, ancora sull'angolo, si rinnova il duello, riesce ad andare fuori verso Soldano, può provare il tiro, lo prova Murato, diventa ancora buona per lui, cerca di passare in area di rigore, chiusura però della squadra della zona 1. Liberissimo, ancora Colosimo che cerca sotto porta la deviazione. Bravo questa volta Munari a farsi trovare pronto. Valentini. Da questa parte Onfiani. Questi tre minuti finali, ancora Onfiani raso terra. Trova il gol, poi pallina sul retroporta. Recupera palla ancora la zona 1 con Orsi, cerca la pallina nel mezzo. Ancora Orsi, innalza e schiaccia, l'aveva fatto molto bene, pallina troppo alta, allora contropiede dell'Emilia con Valentini. Milan che poi schizza nell'angolo della zona 1, perde palla, Soldano è passato, rientra, non trova spazio, si va fuori a giocare con Valentini. Onfiani, deviazione sotto porta da parte di Vivi, respinta da Cocco, allora contropiede della zona 1 guidato da Orsi, retroporta ancora con Onfiani, lotta tra numeri 7, serie di contrasti e poi arriva Soldano a metterci una pezza, bravo questo giocatore, magari non con un ottimo fisico ma ottima tecnica di pattinaggio. Poi Vivi cerca un tunnel, diventa buona per Valentini, cerca il tiro, pallina che quasi colpisce il direttore di gara. Soldano, forse ora rischia qualcosina, regala palla a Wu, contropiede per la zona 1. Wu cerca l'assist, diventa buona per Colosimo in area di rigore, questa volta non trova la potenza da dare giusta alla pallina. Poi Vivi rientra, non c'è fallo per il direttore di gara, allora ancora Colosimo cerca e trova l'assist per Wu che da ottima posizione non mette dentro il 4-1 che poteva definitivamente chiudere la gara. Ancora un minuto di gioco. Conclusione da parte di Onfiani, respinta da Cocco. Ancora Onfiani. In area di rigore vuole beffare Cocco, come ha fatto precedentemente Vivi sull'azione del gol della zona 3. Ancora Giussani.
contrasto tra Vivi e Wu. Fischiato fallo ai danni del 30, pardon, del numero 5 Emiliano. 37 sono i secondi rimasti da giocare. Giussani tocca per Colosimo in area di rigore, cerca Orsi, non trova la sfera e allora contropiede di Valentini, cerca solo la porta. Ancora Valentini va a contrasto con Giussani, i due arrivano quasi sempre a contrasto, questa volta però come tre fallo è Giussani. Attenzione, battuta velocemente, vediamo, ingaggio a due, ancora da ripetere. Attenzione a Orsi, chiusura da parte di Mazzeranghi, che di certo non si fa pregare. Orsi sull'angolo prestato da giocatore della zona 3, finisce qui la Lombardia, batte la selezione dell'Emilia delle Marche 3-1 grazie ai due gol di Colosimo e il gol di Orsi, non può nulla il gol di Simone Vivi all'apertura di secondo tempo. Ora qualche minuto di pausa e poi ci sarà la partita per il promote femminile tra Correggio e Novara.